Hai tempo, Marco? Second sound. Sì, perché sì, perché sennò perdiamo la sposa. Perdiamo la sposa. No, 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 aspetta, no! Posso vedere la mano? Grande! Yeah, grande! Buonasera a tutti! Si sente? Chi è più emozionato? Alzi la mano. Io. Sì. Erika. Bravissima. Beh, complimenti intanto di storia. Devo dire davvero molto molto belli. Una cosa di più, ma non importa. Veramente meraviglioso. Oggi sono emozionata anch'io, che vi conosco da tanti anni e devo dire che fa un certo che vedervi così belli, ma soprattutto vedervi così felici uniti insieme. Quindi davvero questo matrimonio lo celebro non volentieri, ancora di più perché veramente ha un significato speciale per voi, ma anche per me e per tutti i vostri amici, i vostri parenti, familiari che oggi sono qui. E ovviamente avete deciso di percorrere questa strada insieme, una strada diciamo pure un progetto di gioia. Se volete potete accomodarvi e venire da questa parte. Guarda, ci mettiamo in parte, così ci mettiamo vicino. Giriamo, sì. Ah, molto vicino a me. Sì, dopo sì. Ho i due carichetti, vedete? La storia che è un buon uso di solito iniziare con un momento di poesia, un po' così per capire le premesse che hanno portato i nostri sposi. E credo che la poesia scelta sia assolutamente molto molto bella e anche particolare. Si sente dal dietro? Sì. No, poco, vicino al microfono, ecco così, benissimo. La felicità nel matrimonio non è qualcosa che semplicemente accade. Un buon matrimonio deve essere creato. In un matrimonio le piccole cose sono le più grandi e non si è mai troppo vecchi per tenersi mano nella mano. E ricordarsi di dire ti amo almeno una volta al giorno, Marco, che cosa? Non è mai andare a dormire arrabbiati, Erika, e mai darsi per scontati null'altra, perché le attenzioni non finiscano con la luna di miele, ma continuino giorno dopo giorno negli anni. E avere in comune valori e obiettivi, e stare in piedi insieme, di fronte al mondo, e oggi veramente siete proprio di fronte al mondo, il vostro mondo, e formare un cerchio d'amore che accoglie tutta la famiglia e fare le cose l'uno per l'altra, non per dovere o sacrificio, ma con spirito di gioia autentica. E apprezzare con le parole, dire grazie, con modi premurosi. Non è alla ricerca della perfezione nell'altro, è coltivare la flessibilità, la pazienza, la comprensione e soprattutto l'ironia. E avere la capacità di perdonare e dimenticare e creare un ambiente in cui ciascuno può crescere e trovare spazio per le cose dello spirito e della ricerca comune del bene e del bello e stabilire un rapporto dove l'indipendenza, la dipendenza e l'obbligo sono alla pari. Non è solo sposare la persona giusta, ma essere la persona giusta. E credo che con questa bellissima frase finale ci meritino un applauso questi sposi, Bravi. Oggi proprio io credo che siano arrivati proprio con questo spirito. Non è solo sposare la persona giusta, ma essere la persona giusta l'uno per l'altro. Credo che questa poesia veramente racchiuda, conoscendoli un po', la sintesi della vostra storia: il rispetto, la parità, e la pazienza, la flessibilità. Insomma, credo che veramente siano così la giusta introduzione alla vostra storia.
Ora vediamo un attimino così, facciamo un po' l'appello come a scuola, perché oggi Marco mi ha detto non farmi la maestra, no? Giusto? Bene, facciamo l'appello allora. Microfono. Sei tu Marco Mascherin, nato a Pordenone il 4 febbraio del 1970? Sì. Avete sentito? Sì, sono io. Bene, bravo Marco. Ottimo, 10 lode. Sei tu Erika Salvadori, nata a Pordenone il 1 ottobre del 1981? Sì. Confermiamo. Brava la scuola. Maestra di parte. Per quello. Ora arriviamo al momento ufficiale. Grazie. Ovviamente il rito civile prevede la lettura di alcuni articoli del codice civile. Sono articoli molto importanti, a volte si danno per scontati, ma sono veramente, secondo me, la sintesi di quello che poi è la famiglia che sta per nascere. Perché adesso siete ancora signorini, ma tra un po' diventerete signori. La lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, riguardanti i diritti e doveri dei coniugi, dove siete tenuti ad osservare e a rispettare. Articolo 143 del codice civile, diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze, alla propria capacità di lavoro, professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Tutto questo? Sì. Bene. Erika? Bene. Articolo 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147, che secondo me è il più bello e ve lo auguro davvero di cuore. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità e l'inclinazione naturale delle aspirazioni. Bene, capito tutto? Bene, sì, tutto, ottimo, super. Bene, ora arriva il momento importante. È un momento, diciamo, dove insomma, io vi procurerei di andare da questa parte. Adesso vi unite. Adesso siete signorine, ma adesso iniziamo la fase di avvicinamento. Andiamo in forza, sì? Scusi, vada. Lei, signor Mascherin Marco, intende di prendere per moglie la qui presente signora Salvadori Erika? Sì. Sì, e va. Siete venuti a contrarre matrimonio in piena libertà, che ho fatto uno scherzo. È da stamattina. Siete venuti a contrarre matrimonio in piena libertà, senza alcuna costrizione, pienamente consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. 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 Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Sì. Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Marco, tutta per te. Sì. Il microfono così non svieni, vai. No. Io Marco accolgo te Erika come mia sposa, nella promessa di impegnarmi a rendere felice la tua vita e di aiutarti a renderla unica, piena di belle emozioni e di infinite gratificazioni, cercando in ogni momento il giusto compromesso per percorrerla insieme, restandoti sempre a fianco. Un applauso, dai, è stato bravo, Leo! Bravo. 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 Diamo così tempo alla sposa di respirare, raggiungere l'ommo e possiamo partire. Io Erika accolgo te Marco come mio sposo, come mio compagno per il viaggio che la vita ci regalerà insieme.
per tutti i passi che faremo mano nella mano. Prometto di cercare di comprendere sempre i tuoi desideri, i tuoi sogni e le tue aspirazioni. Wow, che belle promesse! Queste sono delle signore promesse! Ora coinvolgiamo anche, perché qui ovviamente non siamo venuti da soli, ci sono delle persone importanti che sono i testimoni, che sono secondo me gli angeli custodi della vita degli sposi, perché sono coloro che sono sempre presenti e sono coloro che in questo momento sono, diciamo, i testimoni chiamati a rispondere a una domanda. Ma non è tranquilli, non svenite tranquilli. Avete udito quello che hanno detto? Certo. Sì? Bene. Emanuela ha detto di sì. Alessio, Eleonora? Sì. Bene, decisi. Perfetto. Benissimo. Un applauso anche ai testimoni. Grazie. Bene. Quindi i testimoni hanno udito. Io ho udito, sì. Gli sposi acconsentono, tutti gli ospiti mi sembra che siano molto contenti, felici e soddisfatti, e quindi insomma posso... C'è qualcuno che sorride? C'è qualcuno che dice di no? Ma no, andiamo pure avanti, le voci fuori dal coro, non muovono. Sono fuori perimetro, eh. Sì, ecco. Quindi se tutti hanno udito, io Francesca Papais, sindaco ufficiale dello Stato civile, in nome della legge, dichiaro il signor Macrin Marco e la signora Salvadori Erika che sono uniti in matrimonio. I coniugi dichiarano di aver scelto il regime di separazione dei beni secondo la norma dell'articolo 162 del codice civile. Bene. Ora chiedo agli sposi di sottoscrivere queste importanti promesse e ovviamente anche ai testimoni. Pian pianino, così mi riesco a fare. Una X Marco, vabbè, lo sta. Non consigliate male. No, è tua, non è più tua. Infatti c'è scritto, era sempre no. Piccolino. Regalo la moto agli amici. Allora, i testimoni dello sposo. Queste goccioline? No, non penso. No, le vedo nell'ago. È il vapore dell'ago, dai. Ci ho protetti dagli altri. Sì, sempre qui. Da più? Ma no. Testimone? Io. Mi rabbia anche con quell'altro. Ma ti sei sentito? No, ho sentito che parlavate. Benissimo. Allora, ora siete ufficialmente marito e moglie. Però non è finita qui, eh. Pensavate voi. Invece adesso vi do un piccolo compito. Una candela a ciascuno. Vi facciamo lavorare anche oggi, che è giorno di festa. Ma è una cosa bella, non vi preoccupate. Accendiamo. Lancio? No, occhio non bruciarti, soprattutto non bruciare. Che abbiamo la protezione civile, giusto? Ma oggi è ferie. Ci siete? Una bellissima, no, sopra.
Sì, sì, no. Ok, non vogliamo finire sotto di camera. Sapete che cosa hanno fatto? Provate, giratevi, giratevi, che così vi vedono anche loro. Porta bene, E l'emozione, l'emozione. Allora, Erika e Marco hanno acceso una candela ciascuno. La candela è la luce, la loro luce, le loro emozioni, il loro modo di essere, i loro pregi e i loro difetti. Sono loro stessi. E adesso diciamo che con le loro anime, con la loro luce, la luce degli occhi, ma anche il grande, la luce dell'amore, accenderanno questa candela. Insieme. Potete soffiare le vostre. Marco è preoccupato per il vestito, ma siamo tutte preoccupate per il vestito. Tenete le mani, questo è per prendere il suo. Erika, Erika, guarda qua una. Bene, questa è la candela, la nuova candela e la nuova vita insieme, la candela della vostra famiglia che è appena nata. Nel giorno del vostro matrimonio, lasciate che una candela bruci. È un simbolo che vi illumina e accompagna. Quando saranno passati alcuni anni, vi ricorderà quello che vi siete promessi in questo giorno. La candela del giorno delle vostre nozze. Vi sussurra all'orecchio. L'ho visto. La fiamma era presente quando vi siete presi per mano e vi siete regalati i vostri cuori. Sono qualcosa di più di una semplice candela. Sono un testimone silenzioso nella casa del vostro amore. E continuerò a vivere con voi nelle giornate di sole, quando sprizzate allegria. Quando una bella stella brilla all'orizzonte delle vostre vite, non avrete bisogno di accendere. Accendetemi quando fa notte, quando la tempesta irrompe nelle vostre vite. Accendetemi quando dovete fare un primo passo e non sapete come, quando serve una spiegazione e non trovate le parole, quando volete abbracciarvi e vi sentite paralizzati. Allora accendetemi. La mia luce sarà per voi un segnale chiaro. Parlo la vostra lingua, la lingua che tutti. Sono la candela del giorno del vostro matrimonio. Lasciatemi bruciare quando è necessario, affinché tutti e due, guancia a guancia, possiate spegnere. Allora vi ringrazierò di cielo. Alla prossima. Prego, spegniamo. Bravissimo. Grazie. Fazzolettini. I testimoni servono anche a questo. Bene, grazie, ci avete emozionati, siete stati proprio bravi, veramente bravi. E ora, insomma, diciamo, abbiamo fatto così la cerimonia della luce in modo simbolico, però la luce ovviamente questa la porterete a casa, sarà nella vostra casa e quando, diciamo, servirà sarà sempre a vostra disposizione. È un po' come una pozione magica, vi darà quella luce, ma anche quell'importante, diciamo, vi ricorderà le importanti promesse che vi siete stati a cuore. Però, diciamo, c'è qualcosa che invece rappresenta invece il vostro matrimonio. E c'è un simbolo, il simbolo degli anelli, e infatti siamo arrivati proprio in questo momento. Fin dall'antichità, la fede è l'anello che ha celebrato il rito del matrimonio, rappresentando amore e fedeltà. Si indossa l'anulare sinistro dove passa, secondo un'antica leggenda, la vena amoris, collegata direttamente con il cuore. Questi anelli che vi donate scambievolmente siano un segno del vostro amore e della vostra fedeltà. Erika, ricevi questo anello. Erika, ricevi questo anello, simbolo del mio amore e della mia fedeltà. Puoi anche guardarla, eh? È per me. E non sbagliare il dito. Dai, ma
Marco! Dai, un coro di incitamento! Vai Marco! Marco, ricevi questo anello, simbolo del mio amore e della mia fedeltà. Un attimo, la nonna di Erika dice brava, brava nonna, eh? Bene, cosa dite? Li facciamo dare un bacio questi due sposi, eh? Marco non vede l'ora, oh! Di qua, di qua. Guardate il fotografo. Perfetto. Dopo facciamo tutti. Le voci fuori del coro. Faremo come a briscola. Non lo so. Tranquilli, non vi preoccupate. Voi dovete stare tranquilli. Fidatevi di me. Adesso la pioggia non vi bagnerà più, perché sarete riparo l'uno per l'altro. Adesso non sentirete più freddo, perché vi riscalderete l'uno con l'altro. Adesso non vi sentirete più soli, perché sarete compagnia l'uno per l'altro. Adesso siete due persone. Però ci sono tre vite davanti a voi, la vita di Erika, la vita di Marco e la vita di voi due insieme. Che bellezza vi circondi nel viaggio davanti e per il futuro, che allegria diventi il vostro compagno, fino al posto dove il fiume incontra il cielo e che i vostri giorni insieme siano buoni e lunghi su questa terra. Questo è un bellissimo augurio. E qui la mia cugina. Vi presento Fulvia. Voi siete nati insieme e insieme starete per sempre. Voi sarete insieme quando le bianche ali della morte vi sperderanno i vostri giorni. Sì, insieme anche nella tacita memoria di Dio. Ma vi siano spazi nella vostra unione e fate che i celesti venti danzino tra voi. Amatevi reciprocamente, ma non fate dell'amore un laccio. Lasciate piuttosto che vi sia un mare in moto tra le sponde delle vostre anime. Riempia ognuno la coppa dell'altro, ma non bevete da una coppa sola. Scambiatevi il pane, ma non mangiate dalla stessa pagnotta. Cantate e danzate e siate gioiosi insieme, ma che ognuno di voi resti solo, così come le corde di un liuto sono sole, benché vibrino della stessa musica. Datevi il cuore, ma l'uno non sia in custodia dell'altro, poiché solo la mano della vita può contenere entrambi i cuori. E restate uniti, benché non troppo vicini insieme, poiché le colonne del tempio restano tra loro distanti e la quercia e il cipresso non crescono l'uno all'ombra dell'altro. Bellissimo. Grazie Fulvia, veramente bella. E ora insomma, procediamo con la lettura dell'atto del matrimonio. L'atto del matrimonio è il documento ufficiale, quello che dichiara anche per lo Stato italiano la nascita di una famiglia, della vostra famiglia. Allora, così è un piccolo, lo vogliamo chiamare un piccolo riassunto di questa giornata. L'anno 2016, al 20 del mese di agosto, avanti a me, papà e Francesca, sindaco ufficiale dello Stato civile di Comune di Zoccola, vestito in forma ufficiale, sono personalmente comparsi. Attenzione. Mascherin Marco, nato a Pordenone il 4 febbraio del 1970, residente in Zoccola, cittadino italiano. E Salvadori Erika, nata a Pordenone il 1 ottobre del 1981, residente in Zoccola, cittadino italiano. I quali mi hanno richiesto di unirmi in matrimonio e questo effetto mi hanno presentato il documento sottodescritto, che munito del mio visto inserisco nel volume degli allegati a questo registro, insieme con quelli già prodotti all'atto della richiesta di pubblicazione. Dall'esame di tutti gli anzidetti documenti, risultandomi nulla ostare alla celebrazione del matrimonio, ho letto gli sposi gli articoli 143, 144 e 147 del codice civile. Quindi ho domandato allo sposo se intende di prendere in moglie la qui presente Salvadori Erika. Che a questa si intende di prendere il marito il cui presente Mascherin Marco. Giusto? Sì. Bene, tutto a posto? Sì. Ok. E avendomi ciascuno risposto affermativamente, a piena intelligenza, anche dei testimoni sottolineati, ho dichiarato che i medesimi sono uniti in matrimonio. A quest'atto sono stati presenti quali testimoni, Pascotto, Emanuela, nato in Brunico,
il 14 marzo 1977, residente in Pordenone. Sforzina Eleonora, nata in Pordenone il 2 luglio del 1985, residente in Toppola. Bettina Alessio, nata il 26 novembre del 1982 a Pordenone, residente anche lui a Toppola. I documenti presentati e certificazione della pubblicazione eseguita in Zoppola dal 25 luglio 2016, eravate preoccupati, dal 25 luglio 2016 al 3 agosto 2016, per 8 giorni, periodo previsto dalla norma. Gli sposi, alla presenza degli stessi testimoni, mi hanno dichiarato di scegliere il regime della separazione dei beni, a norma dell'articolo 162 secondo comma del codice civile. Il presente atto viene letto agli intervenuti, in quali tutti insieme con me lo sottoscrivono. Bene, anche i testimoni, prego. Sei rilassata? Sì. No, ma tranquilla, siamo tutti nella stessa barca. Sei diventata sempre più piccola. Forse vai meglio. Qui per lungo, per 10 anni. Un po' vuoto. Da passo lecito di te, insomma, avanti. Giustamente. Sì, sì. Siamo quasi giunti alla fine, tranquilli. Anche perché la sposa ha detto che ha fame, quindi bisogna sbrigarsi. Il vostro amore è nato quando, tacendo, vi siete accorti di parlare la stessa lingua. Potete dargli la mano se volete. Cioè, ma anche, cioè, ci siamo anche noi, cioè, non avete finito ancora. Siamo qui, siamo a Bigliotto, al lago Le Rospe. Bene. Questi sposi, dici un momento ciao. Ci siamo, là vi fanno ciao. Bene, ottimo. Sindaco, non lei. Potete guardarvi, non me, guardatevi tra di voi. Il vostro amore è nato quando, tacendo, vi siete accorti di parlare la stessa lingua. Vi siete guardati l'uno nell'altro. L'intensità è nata. Quando vi siete guardati l'uno nell'altro, come in uno specchio fedele, ciascuno ha visto sorgere nell'anima dell'altro l'immagine di se stesso. E solo quel giorno in cui tu eri lui e tu eri lei, voi due eravate una cosa sola, fusa nei ricordi del vostro amore, come la fiamma nata dalla terra. Non so esattamente cosa spinga due persone a legarsi, forse la sintonia, forse le risate, forse le parole, probabilmente di cominciare a condividere qualcosa di più, a parlare un po' di sé, a scoprire pian piano quel che il cuore c'era. Imparare a volersi bene, o forse accade perché doveva accadere, perché le anime sono destinate a trovarsi prima o poi. E voi vi siete, devo dire, davvero provati. Grazie. E questo è un piccolo pensierino da parte mia, perché voi due siete due personaggi speciali. Oggi lo sposo, dovete sapere, che è arrivato qui con un mezzo speciale. E credo che le cose non nascono proprio a caso. No, dovete aprirlo. Grazie. Perché è proprio dedicato a voi, quindi... per questa giornata. Grazie. Ah,
ah, prima di ringraziarmi a tutte. Sì, non so mai. Insomma. Giusto, insomma. Che bravo ragazzo che hai scelto, Eka. Lo ringrazio, molto coscienzioso, educato. Vedi, hai un po' di fans, vedi, ma pensavi di essere sbrega. Ma mi vedo una volta all'anno la guida. Che carino. Questi siete proprio voi due. Via di qua, via di qua. Girate, girate. Un super bacio. Bacio. Grazie al pensiero. Grazie. Grazie tante. Un bel bacio anche. Grazie. E ora vi dichiariamo ufficialmente marito e moglie. Un super applauso. Ci presentiamo. Guarda,